Konnichiwa, cari Giappo Lovers, e benvenuti voi qui al canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Per quest'oggi, il giorno di Halloween, eccoci qua per un video speciale su Yu-Gi-Oh!. Ovviamente è un video in collaborazione, grazie a Corus che insomma, mi ha dato l'opportunità di portarvelo sul canale. Ovviamente mi ha regalato il codice per PlayStation 4, questo Yu-Gi-Oh!. Allora, che cos'è Yu-Gi-Oh!? Ovviamente, essendo quest'oggi il giorno di Halloween, 31 ottobre 2021, è un videogioco survival horror in prima persona, praticamente sulla, diciamo, come, insomma, praticamente simile a Resident Evil 7, per intenderci, ecco, ambientato in Giappone nel 1990. È stato pubblicato nel corso, praticamente lo scorso 19 agosto, con supporto in lingua inglese e altre cose, altre lingue anche, tra cui lo spagnolo e il tedesco, ma non l'italiano, ahimè, dal publisher appunto Corus Worldwide, appunto, per PlayStation 4 e PlayStation 5. Siamo chiamati praticamente a sperimentare un inquietante mix di bellezza, paura e nostalgia in un mondo misterioso in cui una casa giapponese, una scuola giapponese, un ospedale ovviamente giapponese sono tutti inspiegabilmente collegati. AI è poi vedremo se protagonista, insomma, maschile o femminile, ha 10 anni e non ha misure difensive per sconfiggere i nemici, quindi dobbiamo ovviamente sopravvivere nascondendoci oppure scappare. Insomma, prende un gameplay così, da quello che so, evolutivo. Ci sono luoghi giapponesi impregnati da un tramonto di bellezza struggente che si nota anche qui nella schermata principale. E insomma, prende Yu-Gi-Oh!, bisogna un attimo appunto anche vi devo raccontare del nome, perché Yu in giapponese significa legame o legare. Oni sono prende le creature mitologiche e folklore giapponesi, simili prende ai demoni e agli orchi occidentali, mentre invece Ai in giapponese, il nome del protagonista, significa amore. E quindi insomma, mamma mia ragazzi, che preambolo doveroso ovviamente. E allora andiamo a vivere questo survival horror. Io mi sto già cagando sotto. Il consiglio che vi do è quello di guardarvi questo video al buio e con le cuffie, così appunto per immergervi bene in questo survival horror. E allora, New Game, io ovviamente è la prima volta che lo gioco. Difficoltà normale, oserei dire, perché sennò qua. E via un po' dove arriviamo, perché sono curioso. Casa giapponese, una scuola e un ospedale. Diciamo un po', mi ricorda un po' l'ambientazione di Littlenheimer, pure lì scuola, ospedale. Ci sono un po' di rimandi anche, magari se vogliamo, anche a Silent Hill. C'ha la scuola e c'ha l'ospedale. Have you ever? Ti senti bene? C'è stato un ragazzo nella città che stava molto male, ecco, appunto, stava in un ospedale, eccola. E avevamo promesso di andarla a visitare, però abbiamo aspettato. Eccola, apparentemente noi sappiamo questo ospedale abbandonato. Eccola, perché lui è morto? Noi abbiamo aspettato fin troppo ora. Mamma mia, it's an easy game to play. Un gioco facile da giocare. First, you find tu devi trovare apparentemente una buca, un buco dell'acqua, una bambola. Secondo, devi you hide the doors, devi nascondere la bambola da qualche parte. E terzo, devi go and hide, cioè devi scappare e nasconderti. Count to, fino a contare a 10. No, dai, vi prego, ragazzi, Madonna, già c'ho paura, già mi sto cagando addosso qua, bambole, ospedali, e vabbè, insomma. Appunto, you get it right that soon will appear, cioè prende, fa insomma che Tsun appaia e lui ti chiederà di giocare a Yu-Gi-Oh!. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Eccala, ci sono pure le cicale, quindi dovrebbe essere estate, perché si sentono le cicale. E i cicali in Giappone, vi assicuro, sono belle grosse. Grosse il doppio, pure il triplo rispetto alle nostre in Europa, comunque, o in Italia. Micchio, pochi, no, cioè, prende, è dato, prende, si espone fuori dall'ospedale, cioè dalla finestra dell'ospedale, chiamando: If you guys leave me up here, I'm going to let you go with it.
Cioè, se ci sono dei ragazzi che sono qui, prendete a me, andate via, mamma mia, meglio che scappate, mamma mia, ragazzi. Si sente, ecco, a sound of a baby crying, cioè un suono di un bambino che sta piangendo in the toilet, nel bagno. No, non mi fate andare nel bagno, vi prego. Oddio, che già mi sto cagando sotto. Vabbè, iniziamo. That's Iromu. Questo è Iromu. Andiamo avanti. Yukina turns to me. Mi fai, are you going to be able to reach up there? Cioè, sei mai stata tipo lì, là? Oddio santo, è pretty clumsy. Vabbè, i drugs over some rusty old scaffold. Mamma mia, ragazzi, God first, appunto, tu devi trovare prima, cioè, per te. Tu devi andare per prima, e che appunto solo per prima possiamo andare. Vabbè, andiamo avanti, va. Ok, questo è il corridoio. Vabbè, fino a qua. Ok, Brente, il sun is setting. Comunque, il sole, Brente, sta volgendo quasi al tramonto. The crimson light, cioè le luci cremisi, quindi un certo rosso porpora, diciamo. Prende streams, comunque abbaiano le porte, insomma, illuminando un po' tutto. Sbrigati, ecco appunto. Whispers Mikio, prende, dice Mikio, ci sta qualcuno che ci sta osservando. Eccala, mamma mia, mamma mia. Non so se sia una scuola questa più che ospedale, eh. Boh, vabbè, comunque sto per vedere. Questa città, appunto, è l'unica strada per arrivare in città. Sleepy Little Town, in questa piccola città sonnolenta. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, continuiamo, vediamo un po'. Io non posso tornare indietro. Io sono Fortunato Micchio. Boh, vabbè, poi vediamo quanto saremo fortunati. Ok, we can let anymore see doing. Ecco, c'è, cioè qualcuno sta facendo un rituale. Eccola, dentro la stanza. E no, beh, sì, no, è la stanza dell'ospedale. Eh sì, eh sì, eh sì. E per prima Mikio, poi Sae, poi Romu, Jun e Yukina. Prendi incontro Tsun. Eccola, è il mio turno. Ora è il mio turno. Cioè, giusto, prendi una leggenda urbana. Voi sapete come in Giappone esistono tantissime leggende urbane. C'è qualcuno che vuole apparire? Mamma mia, l'ospedale is deathly silent, cioè prende silenziosamente, è mortalmente silenzioso. Io torno indietro al corridoio, sento comunque qualcosa, ma I do not want to be, non voglio però essere da solo, ovviamente, o da sola. Soon, eccala. There is an urban legend, tutte leggende meridane, eccali, ok, incaricamento. Ma possiamo spostarci? Sì, ok, questo. Ok, ci possiamo muovere, possiamo guardare. Ok, vediamo un po' qua, ma possiamo prendere? Oddio, oddio, sento il battito del cuore. Mamma mia, che roba! Run L2. Si poi sbatte pure. Oh cazzo, chi era là dietro al vetro? Crunch. Mamma mia. Ma ok, non mi fate più gli spaventi, e mortacci vostri, eh? Vabbè, che oggi è Halloween. Rapidamente l'uno R1. Non ho fatto in tempo a leggere, cazzarola. Qua? Io non so, ragazzi, quanto possa durare questa run, sinceramente.
Qua c'è un allarme. Poi qua. Ok, X più L. C'è nessuno? Eccola, c'è una bambola. Porca puttanazza. Non mi fate più i colpi, mortacci vostri. Ok, qua ci possiamo nascondere. Ok, bene così. Però non passa nessuno al momento, vabbè. Ah, possiamo pure abbassarci, ottimo. Qua anche lui si deve abbassare, ok. Allora, lì ci sta la bambola, vabbè, ok, quello l'abbiamo capito. Qua questa si può aprire? No. C'è il letto, ma qua mi sa che dove hanno fatto il rituale. Porca miseriaccia boia. Ok, qua sta la bambola. Che è Zun? La bambola Zun? Eccola. Allora, pick up the doll. Cioè, prendi la bambola. Io non vorrei prenderla, sinceramente, però... Se proprio bisogna, prendiamo sta bambola. Allora, dovrebbe essere ahí. Oddio, mamma mia, inquietante già. Dovrebbe essere una bambina. Eccola. Ma chi è? Questa è solo la mia immaginazione, giusto? Non lo so mica, immaginazione. Qualcuno sta arrivando. Devo nascondermi. Vai qua dentro. Sti cazzi. E vediamo un po' che cazzo è. Non comparire del brutto, mi fai piangere un infarto, eh. Non comparire tutta una botta. Però vedete, dobbiamo nasconderci, ma non passa nessuno. Dei Dite Inferno non mi hanno trovato. Però c'era, bisogna essere appunto. C'era qualcuno lì, qualcuno di veloce. Vabbè. Possiamo uscire da sta stanza? Hide. Ah, ok, pure sotto il letto. Buono. Che c'è una coperta? Quella è una coperta? Qua sta coperta? Vabbè. Ma tanto c'è il vetro, non è che passano oltre il vetro, no? Ma c'è anche una porta? Vabbè. Allora, di qua, qua questa, no, qua c'è il muro. X più L. E ok, poi vediamo un po'. Qua pure c'è un'altra porta. Mamma mia ragazzi, mamma mia. Ma qua si può andare? Hide, nasconderci, ok. Ci possiamo nascondere qua sotto. Cioè, praticamente è uguale a quell'altra distanza. Che caspia cambia. Senti, abbiamo trovato una bambola. Vabbè. Qua dentro nascondiamoci, va, vediamo un po'. Passasse qualcuno. Cioè la porta la apre piano, vabbè. Poi quella porta lì, non so, è... Crunch in holding your breath and make desired enemies.
Vediamo un po'. Vabbè, tutto è incasinato qua, porca miseria. Tutto take the pick. No. Vediamo un po'. Ah, qui? No, qua è tutto bloccato. Ma lì sono le scatole. Ma vediamo un po' il da fare qua. Ma vediamo un po' allora, vediamo un po' resume options. Ok. No, tocca analizzare bene la situazione perché veramente. Allora qua ci sta un libro. Janko Muzika. Boh, vabbè. Nome impronunciabile. Tipo, non è tipo. Sommergi la bambola. Ah, già, dobbiamo fare questo rituale. Porca miseria. Are you sure you want to. Cioè, sei sicuro di sommergere la bambola? Cioè, di immergere la bambola? Certo, siamo sicuri. Eccola là. Ok. È in salvataggio. Bene così. Lui è Iromu. Ma sapete che prende qua, la cosa è andata male, sono diventati tutti i fantasmi, porca puttanazza. Porca la miseriaccia boia, vediamo un po'. Chissà poi se l'ospedale abbiamo già superato così. Comunque sta caricando, vediamo un po'. Vediamo un po' perché io comunque non ho un buon rapporto con il survival horror. Soprattutto in soggettiva. Ma vabbè, insomma, comunque. Eccola. Ah, siamo alla scuola? Cazzarola. Dai, come per Halloween si fa, insomma, dai, si fa. Ok, prendete questa classica. Ma quanto dura? La classica campana giapponese. Ok, non so se vi è mai capitato anche negli anime, si sente. Qualche volta, insomma, questa famosa campana della scolastica, insomma, della scuola. Comunque, io ho finito, torno in mia classe. Vediamo un po', questo è. Alla fine Zun non è apparso da ieri, non è apparso da ieri. Bah, vabbè, insomma, devo comunque tornare a casa. Tocca a te se ci vanno, se ci vuoi tornare a casa, se ti fanno tornare a casa. Eccola. Ehi, hey, hai you seen Iromu anywhere? Cioè, prende, ehi, hey, hai visto Iromu da qualche parte? Disse Yukina. Dice, no, nelle lezioni sono. No, da quando sono finite le lezioni, no. Dice, let's go and look for him then. Cioè, andiamo a dare uno sguardo per lui, dai. Yukina sorrise. Oh, una volta abbiamo trovato, prende, possiamo andare dalla nonnina Miyagawa? Dalla dolce nonnina Miyagawa? Dice, ma insomma, the shop shut down a while ago. Dice, ma prende, quel negozio ha chiuso un po' di tempo fa. No, shut down a while ago. Vabbè, comunque insomma, e Yukina, oppure comunque no, mi sa forse ha chiuso, forse ha chiuso e Yukina non era molto contenta, lei perché ha dimenticato, dice oh, prende, è chiuso, vai, è chiuso sto negozio, vabbè,
Dici, ci sta qualcuno che sta giocando con me? Eccala. Eccala, eccala. Poi il sorriso. Questa è la casa giapponese. Buoni tutti. Dice, io ho chiuso i miei occhi, ho provato a coprire la mia faccia, anche con le mie dita. Dice, cosa sta succedendo? Dice, prende a Crimson Sunset e Fruits of the Room, cioè prende il solito, prende imbrunire rosso, insomma, il tramonto rosso, prende, illumina comunque la stanza, finalmente... This is my classroom. No, ah no, isn't my, quella non era la mia classe. Dice, comunque ho l'amuleto nelle mani. Eccala, il cuore, battito il cuore. I feel a tatami, mat underfoot. Ecco appunto, quindi sento prende qualche rumore sul tatami. Tatami è prende quella, si trova comunque nei vari salotti, nelle case giapponesi. Oh cazzo, oh cazzo, non è una bella cera, eh? Eccala, eccala, oh che paura, I see a skinny boy, ho visto un ragazzo, insomma, un brutto ragazzo, un ragazzo senza occhi, eccala, tutto bianco, mamma mia, bianco cadaverico che sorride, dice, gioca con me, dai, gioca a Yuoni. Yoni? Ma che significa? Non disse niente, però sorrise. Quando non dice niente e sorride, già là. Ecco, siamo in una casa giapponese adesso. Cosa devo fare? Io non ho pensato. Devo vincere, oh sì, la bambola. Ok, siamo presumo nella casa giapponese a questo punto. Bene. Qua c'è un fuoco, però tipo incenso, mi sa. Ok, bisogna fare un altro rito qua. Open. Ok, quella si può aprire. Questa che è una teiera? No, mi sa qualcosa per prendere, un secchiello? Cazzarola, non ci vedo. Vabbè. Qui abbiamo, Madonna Santa, un... Così, un ventilatore, mamma, ha fatto i guerra buoni questo ventilatore. Ok, è la seconda guerra mondiale. Vabbè, apriamo a sto punto. Ah, e apri. Sto cazzo è una casa. Sembrava una casa. Ma oddio, sembrava una casa. Sì. Oddio, c'era pure il separé. E invece è la scuola, ragazzi. Mamma mia. Oh, porca troia. Che cazzo era? Non mi fai via i colpi, mortacci vostri, eh. Questa non si apre? Mamma mia, che rumori. Questo, sta bacinella qua. Corriamo un po', va. Oh cazzo. Oh cazzo. Chi c'è, eh? Entriamo qua. Si può entrare qua? Vai, entriamo qua. E vediamo un po' che cazzo c'è, perché la sedia si è mossa da sola, eh? Cazzo, cazzo di Buddha. Mannaggia a me quando faccio, quando pongo sti survival horror. Vabbè, però non c'è nessuno, va. Vabbè, usciamo. Ma poi di solito le classi e scuole giapponesi sono così precise. Bah, vedo un po' la roba un po' incasinata. Ma qua?
Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Vabbè, riusciamo, va. No, perché la sedia... Ah, quella con le rotelle, vediamo un po'. Però c'è una porta qua. Che bisogna entrare qua? No. Sempre il crepuscolo. Ma di qua si può andare? Non si vede una mazza, ma mi pare di no. Siamo comunque al quarto piano. Ok, c'è un 4 lì. Allora, vediamo un po'. Analizziamo la situation. Allora, questo è il... Ah, questo è il bagno. Già, mi pare che questo è il bagno degli uomini. Poi c'è l'allarme qua. Quello è il bagno delle donne. Sì, sì, comunque mi ricordo c'era un riferimento al bagno. Qua? Ok, oh, c'è una chiave. Prendiamo questa chiave. Questa è la chiave della school key. La scuola, la chiave della scuola. Entriamo qua. Poi c'è manco un salvataggio, cazzo. Vediamo un po', ma qua bisogna aprire qui. No, e apri bene, cazzarola. Ok, questa prende una classe. Bene. Bene, bene, mi fa piacere. Qua c'è un armadietto. Però è aperto. Ma che c'è, la maestra da qualche parte? Qua c'è un quaderno. Quaderno aperto con la penna. Uno. Due, ma c'è anche uno zaino, cavolo. Porca la miseria, questo che registro? Direi proprio di sì. Mamma mia, ragazzi. Però non c'è nessuno. Non so, ci sono, però ci sono le cartelle, cazzarola. Apri qua, vediamo un po'. Con calma e circospezione. Là c'è qualcuno. Sto cazzo. Io là non ci passo. Mamma mia, là già c'era uno spettro, porca miseriaccia boy. Vediamo un po', però, non è tipo... Allora, qua ci sono le cartelle. 1, 1, 2. Però non possiamo prendere le cartelle. No. Ok, ce ne sono 1, 2, 3, 4... Qua c'è un lucchetto? No, ma non si può fare niente. Vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Ok, qua non c'è nessuno. Ok, bene. Andiamo a questo punto a ispezionare i bagni. Questo è quello delle donne. Quello degli uomini. Entriamo qua, vediamo un po'. Non si può entrare qua? Poi c'è pure la luce. Però almeno non è inquietante, almeno quello. Vabbè, con le donne possiamo entrare. Questi uomini si può entrare qua? Ma no, diciamo no, però comunque almeno c'è la luce anche qui.
E non è inquietante. Ok, quindi ma vediamo un po' di qua. Perché poi qua c'è pure la bacinella. Questa verde si può prendere? No, non si può prendere. Ma di qua si può rientrare qua? Ok, qua brucia, con questo poi è coperto. Ok, allora mi sa che tocca andare lì dove sta quello spettro là. Gioco forza. E poi vediamo un po', non so che caspita farà, che farà sto spettro, cioè mangia, cioè che deve fare uno spettro. Vai, apri qua. Che mai dovrà fare? A meno che non ci sta un gioco qua da fare, ma... Dentro sta classe, ma qua c'è una bacinella, però... Non la fa prendere, boh. Di qua. Ah, qua possiamo nasconderci, buoni tutti. Ok. Però non passa sempre nessuno, vabbè, usciamo fuori. A meno che non c'è qualcosa qua dietro? Ma no, vabbè, ok, tocca andare da quello spettro là. Non so che caspita ci farà. In realtà sono curioso pure io, eh. Ci starà? C'è? C'è. Porca puttanazza, però. Che cavolo. Ok, quindi praticamente dobbiamo tipo correre fino a qui? Ok. Cucù. Ci sei tu, ma ti vedo, non è che non ti... C'è pure lo... Ma che un fantasma faccia l'ombra? Cioè, sinceramente, io non l'ho mai visto in tutta la mia vita, eh? Cioè, allora, come fu... Allora, sei umano, non sei un fantasma, eh? Se fai ombra, amico mio, cioè, per me non sei un fantasma, sei umano. Mo' ci ho fatto caso. Ok, se n'è andato. Ok, beh. Bene così. Ok, qua sempre un po' cose un po' incasinate. Qua si può entrare? Qua si può entrare. Ok, exit. Uscita a sinistra, uscita a destra. Ok. Qua inizia l'incubo. È in salvataggio, oserei dire di sì. Oh, because can, perché non posso vedere le ombre? Tu puoi evadere your breath col tuo respiro. Vabbè, ha salvato, ok. Beh, devo dire che qua, insomma, c'è bisogno di una ristrutturata, eh. Cazzo, che cazzo sei? Porca puttana. Porca. Cazzo di Buddha. Porca Eva, eccola. Porca puttana, che ci ha preso? E vabbè, ma che caspita!
cazzo? Porca puttana, chi cazzo sei? Porca Eva. Ah, cazzo, quanto sei brutta. Mortacci tua. Come game over. Porca troia, che spavento, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, che colpa che mi ha fatto prendere. Ma non si può continuare. Che tocca fare poi? Tips? Allora, vediamo un po' questo trucco. Cioè, diciamo, è un aiuto. Vediamo un po', magari, visto che siamo andati game over, vediamo un po' magari di ritentare, appunto, seguendo questo aiuto. Because, allora, perché, allora, ah, non ti può vedere l'ombra della, shadow people, cioè l'ombra della persona, è sensitiva. Ok, questo l'avevo letto io, cioè non ci ho fatto caso. You can, puoi evadere, then by holding your breath. Ok, quindi poi si possono, diciamo, evadere, superare, bloccando il nostro respiro, cioè il tuo respiro. Porca la miseria, ok. Tip L1 R1 per bloccare il respiro. You can change rapid auto tip function in, ok, utilizzando l'options. Ok. R1 L1 R1. Ok. Respiro. Bene, un attimo appuntato. Ah, prente, ok, prente, sì, prente bisogna, cioè prente riguardo la stamina. Ok, prende del personaggio. Okay. E vabbè, mamma mia, vabbè. Continuiamo, vediamo un po'. Comunque, in salvataggio. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Che roba questo Yuoni. Mo sapevo che faceva paura. Adesso vediamo un po' da dove sono curioso, da dove riprenderà. Però obiettivamente anche nei survival giapponesi, comunque, conoscendoli abbastanza bene, insomma, Silent Hill, Resident Evil, eccetera eccetera, si sa che quando ci sta una location del genere, un qualcosa di spettrale c'è. Allora, vediamo un po'. Ok. E cazzo. Ma dove cazzo stai? Eccolo. No, 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 no. No, no, no. Ma non mi posso nascondere. Cazzo, sotto al letto? Vabbè, no, ma che caspita, ma ci ha preso. No, cazzo di puta ancora. Ma che cazzo devo fare poi? Dove devo andare? Ah, mortacci, tu quanto sei brutto. E vabbè, ma che caspita. E vabbè, ragazzi, continuare non lo so, perché non so che caspita devo fare lì. Porca la mia, boh, vabbè. Se continuare, però non so che caspita fare, porca miseria. Che poi uno si va a prendere veramente un po' dal terrore. Vai, riprendiamoci per la terza volta. In realtà per la seconda volta, sì, beh, insomma, come terza run. Perché comunque, insomma, bisogna comunque passare per di là, perché poi, oddio, c'è una stanza a destra, però dritto non si può andare. E a sinistra, porca miseria, non mi ricordo. Vediamo un po', vediamo un po'.
Ma perché insomma, manca accendere una luce, niente. Allora, l'uscita, ok, per di là. E noi siamo qua. Poi c'è manco. Puoi avere almeno una torcia, cazzarola, no? Porca miseriaccia boia. Non si può entrare qua? Ok, non so che caspita è successo, però. Sun can say very, cioè Sun ti può vedere molto bene. Se tu non ti nascondi, ti prende in un flash, un attimo, cazzarola. Beh, ma non rompere i coglioni! Cazzo! No, 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 no! Vaffanculo, vaffanculo! E vaffanculo pure tu! No, no, porca puttana, ma che cazzo devo fare qua dentro? No, cazzo, no, 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 no. Vabbè. E vabbè, ragazzi, guardate, io torno ai titoli. Mamma mia. Mamma mia. Vabbè, siamo andati game over. Mamma mia, ragazzi, che survivor horror. Eccoci qua, tornati al, insomma, alla schermata principale. Mamma mia, che dirvi, insomma. Questo Yuoni è veramente, insomma, un survivor horror che secondo me è abbastanza con i fiocchi, insomma, abbastanza terrorizzante, insomma, io sono un po' creepy, diciamo. Non dico proprio creepypasta, ma odio anche creepypasta, insomma. Probabilmente sì, ecco, insomma, quindi insomma, ve lo consiglio se siete veramente forti di cuore. Insomma, non so quanto sono andato avanti, sinceramente, che non so nemmeno quanto sia lungo questo videogame, però vi assicuro che come survival horror, ragazzi. Ecco, avevo letto un po' in lungo e largo che era abbastanza tostarello e devo dire che appunto lo è, insomma lo è per cuori forti, ma insomma bene così per quanto riguarda questo episodio speciale, per quanto riguarda questo Halloween 2021. Io spero che questo Yuoni, questo video speciale vi sia piaciuto. Ve lo consiglio appunto, ripeto, se vi piace survival horror, insomma io ho un rapporto un po', come dire, d'amore e d'odio, però se voi vi piacciono, perché no, insomma. Ripeto, insomma, siamo arrivati almeno alla scuola, insomma, una parte abbiamo superata, almeno quella, ma oserei dire che era una parte abbastanza molto semplice, anche se comunque c'era che appunto si è visto anche un'altra ombra, e anche se comunque era appunto, dobbiamo risolvere quell'indovinello, la sorta di indovinello. Comunque, insomma, interessante, questi uoni, ripeto. Se vi è piaciuto questo episodio di questo horror, ve lo consiglio. Lo trovate su PlayStation, per PlayStation 4 e PlayStation 5, ma non costa nemmeno tantissimo, mi pare sui forse 15 euro, forse, se non ricordo male. Però vi metto il link in descrizione di questo Yoni, perché magari così magari qualcuno di voi se lo voglia comprare può tranquillamente tramite il link, insomma, quindi. E spero che sia cosa gradita. E allora, cari ragazzi, cari fan, cari iscritti, per quanto riguarda questo video speciale Halloween, ovviamente termina qui. Sperando che sia giù di lasciarmi più likes possibile. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici. Mi raccomando, seguitemi nei vari social, poi come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Basta scrivere Giappogamer e mi trovate agevolmente. In più vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdermi nessun video in uscita quotidiana. E vi ricordo anche il mio blog personale su WordPress, dove da intanto scrivo news e recensioni varie sui giorni scritto alla tele sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari giappolovers, cari iscritti e cari fan, io vi ringrazio uno a uno di essere stati fin qui. Vi abbraccio forte dal vostro giappogamer per quanto riguarda questa notte horror Halloween 2021. Termina qui. Matane e ai prossimi video.